Cuore TG, buongiorno e benvenuti. Dunque, bello stabile, la stagione è migliorata. E allora, quando andiamo a esporci al sole, che cosa spalmiamo sul nostro corpo per proteggerci? Lo sappiamo che cosa contengono queste creme? Guardate la nostra copertina di oggi. Lei stava mettendo una crema solare, vero? Sì, perché logicamente, nonostante faccio un lavoro che mi porta a stare sempre al sole, cerco sempre di proteggermi perché per evitare l'invecchiamento precoce della pelle. Mette sempre 50 sul tatuaggio? Il tatuaggio è una 50, mentre invece nelle altre zone del corpo una 30, presa in erboristeria. Vengono gli eritemi, per cui sono obbligata a proteggermi con le creme. Se la mette la crema protettiva? No. Io uso un prodotto biologico, protezione 30, mi protegge e mi abbronza, anche perché mi nutre la pelle. 50 sempre, da tutte le parti, a Sorrento, a Londra, a New York, protezione sempre. Protezione 30, ho appena fatto il controllo INEA, il mio dermatologo mi ha consigliato la protezione 30. Ma non le ho mai messe. A mio figlio sempre, io personalmente a inizio estate sì, poi non la metto più. Cosa guarda nelle etichette delle creme? Se non, proprio che non ci siano parabeni, nickel assolutamente, perché io sono allergica al nickel. Allora, male per il parabene il titolo della nostra puntata di oggi, perché diciamo che non è proprio il momento, diciamo, di inserire troppi parabeni nei prodotti, per esempio detergenti. Lo vedremo meglio nel corso di questa puntata, perché ci sono delle novità a livello normativo europeo e vediamo a quali prodotti si riferiscono. Però, come avete visto nella nostra copertina di oggi, le interviste realizzate dalla Ranicoli sulle spiagge e montate da Anna Lorena Brindisi sembrano dimostrare che le persone sono più attente. Tendono di più a leggere le etichette, a valutare anche insieme ai consigli che ricevono dai medici qual è l'indice di protezione più adatto nelle varie ore della giornata e anche rispetto al tipo di pelle e alle loro problematiche individuali. C'è maggiore consapevolezza. Quanto si spinge in avanti questa consapevolezza e quanto ne sappiamo e quanto davvero possiamo capire leggendo poi le etichette di questi prodotti? Ne parliamo con i nostri ospiti, ve li presento. In studio c'è Anna Carbone, buongiorno, bentornata a Fuori TG, dermatologa del reparto di dermatologia oncologica dell'ospedale San Gallicano di Roma, bentornata. E poi collegato con noi dalla sede RAI di Genova c'è il professor Umberto Borellini, il cosmetologo. Buongiorno e bentornato anche a lei. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno. Allora, guardate qua questo commento che ci scrive Beatrice. Dice: su Facebook avete scritto che la Commissione Europea ha bandito tra gli altri interferenti endocrini anche i parabeni. Potete mettere il riferimento normativo? Perché se è questo e mette un riferimento che poi se andate su Facebook si legge completamente, allora vi dico subito che il riferimento normativo è quello di un regolamento. Un regolamento che in effetti entra direttamente in vigore senza bisogno della legge nazionale, che però si riferisce ai detergenti, non alle creme cosmetiche, alle creme solari. Però adesso vi faccio rispondere dai nostri ospiti, che sono loro gli esperti. Allora, dottoressa Carbone. In realtà il commento è vero, perché poi è fatto dalla dottoressa Mautino, che in realtà anche recentemente ha scritto un libro su questi parabeni. Perché sono stati tanto incriminati? Perché in realtà fino adesso sono stati utilizzati tantissimo, quindi improvvisamente c'è stato un divieto, più che un divieto c'è stato un punto d'allarme che ha modificato tutto quanto, perché prima i parabeni erano utilizzati come i principali conservanti di tutti i prodotti cosmetici e non. E avevano un ruolo fondamentale perché servivano a mantenere l'integrità del prodotto. Senza di questo il prodotto andava incontro a degradazione, che è molto dannoso per l'organismo. Ci sono stati anche casi letali nella storia. Quindi la funzione principale di questi è quella di avere un potere antimicrobico e antifungino, per cui evita la contaminazione del prodotto. Questo tutto è iniziato negli anni 20. Poi improvvisamente La corrente è cambiata, ma è cambiata soprattutto dal 2004 da uno studio inglese della dottoressa Darbre, perché studiando
Mi risponda così velocemente, sì o no? Allora, in realtà non ci sono tutte queste evidenze scientifiche a favore del danno provocato dai parabeni. A favore del no. Allora, sentiamo Eugenia Nante. Adesso mettiamo un rossetto rosso che ricorda appunto lo stile degli anni 50, Marilyn, rigorosamente vegano, quasi inimmaginabile qualche anno fa di poter utilizzare il rossetto rosso vegano. Questo perché ovviamente i rossetti devono essere dei prodotti in totale sicurezza, perché li ingeriamo e quindi devono avere un'alta qualità al pari degli alimenti. Pensiamo che all'incirca una donna ingerisce nella sua vita un chilo e mezzo di rossetto. Una quantità non indifferente, ecco perché la nuova Frontiera Cosmetica lavora proprio su questo, studiare prodotti, trucchi e non solo, sempre più naturali o bio. Meno conservanti, cosiddetti parabeni, siliconi, sostanze chimiche, alcune potenzialmente pericolose già vietate dalla Comunità Europea. Se c'è una certificazione che un prodotto è vegano, se è eco-cert, se è eco-bio, è ovvio che quel prodotto non contiene alcune sostanze che non devono quotidianamente essere a contatto con la nostra pelle. Siamo in quella che è chiamata la Silicon Valley della bellezza. Il 60% della produzione mondiale cosmetica parte da qui, Brescia, Milano, Cremona. In questi laboratori di ricerca si formulano nuovi prodotti per capelli, si studia come ridurre al minimo i tanto contestati parabeni. Ci sono delle alternative molto valide nel sostituire questa classe di conservanti. Possiamo partire dal fenossietanolo, oppure dall'etilxilglicerina o da una miscela di sorbato di potassio e sodio benzoato. Che cosa sta inserendo dentro questo shampoo? Stiamo inserendo un conservante naturale derivato principalmente dal settore alimentare, un sorbato di potassio e sodio benzoato, che ci permette di tenere la stabilità microbiologica per muffe e lieviti in questo caso. Insomma, fare in modo che un prodotto non si alteri, duri a lungo, cercando di usare meno chimica possibile per conservarlo. Eliminarla del tutto sicuramente non è possibile. Credo che sia assolutamente necessario, ma la comunità europea lo sta già facendo, verificare di avere una chimica che sia sostenibile per la persona e per l'ambiente. Chi vuole capire di più deve armarsi di pazienza, imparare a decifrare sulle confezioni numeri, scadenze e il cosiddetto INCI, la lista di tutti gli ingredienti. I parabeni, dobbiamo stare molto attenti alla concentrazione, infatti il metilparabene può essere immesso nelle formulazioni cosmetiche, ma soltanto allo 0,4%. Un esempio di parabeni vietati è il fenilparaben, che non può essere utilizzato nelle formulazioni cosmetiche. In realtà dovremmo girare con un libretto di istruzioni. Beh, non è facile capire esattamente quali ingredienti sono pericolosi e quali non per un utente finale, per un consumatore, però negli ultimi anni c'è molta più conoscenza dell'INCI, c'è molta più conoscenza del prodotto stesso e il consumatore finale fa più attenzione. Quando non ci sono i parabeni, dottoressa, che cosa c'è? Anche quella è una bella domanda, perché dobbiamo trovare altri prodotti che abbiano le stesse capacità di conservare come quelli dei parabeni, se no andiamo incontro a contaminazione del prodotto e a deterioramento, che quindi è altamente dannoso. Per esempio si parla di vari prodotti, anche prodotti naturali, si è parlato tanto anche dell'estratto del liquido del pompelmo. Ma anche lì, se noi andiamo ad analizzare l'estratto, che non è l'estratto in natura, quindi quello che noi facciamo a casa, ma è un estratto chimico, e anche lì comunque sono state ritrovate percentuali di parabeni, perché eliminarli del tutto e ottenere lo stesso potere conservante è ancora molto difficile. È molto utile utilizzare dei barattoli che consentono di non introdurre l'aria, e quindi ci sono proprio dei sistemi nuovi, delle nuove creme che evitano anche la contaminazione. Una volta che l'abbiamo aperta e iniziato ad usarla, sì, quando ci si sono richiude... dei tappi particolari che si richiudono proprio lì da solo, quindi esce quella quantità di prodotto e basta. Presente quello che si sente dire anche sulle spiagge, dottoressa Carbone, il sole è cambiato, non è più quello di una volta. Sì, ma in realtà il sole è quello, il problema è l'esposizione al sole che può essere cambiata rispetto agli anni passati, mentre prima si stavano
diversi periodi di tempo esposti al sole, perché le vacanze erano diverse per tutti gli italiani, parlo di italiani in genere. Adesso le vacanze sono molto più concentrate, quindi quella concentrazione massima in quel determinato periodo di tempo non fa bene.